sofferto molto. Non riusciva a crescere, ora sta tutta scombussolata, capito? Ma io ho fiducia. Ma dai, ma stiamo via solo pochi giorni, passeranno in fretta. E poi non ti libererai tanto facilmente di noi. Guai a te se non passi tutte le sere a dare due coccole a tua moglie e tuo figlio. Le dobbiamo chiedere un po' di cose. Le consiglio di non fare storie. Su. Ma dove mi avete portato? Che razza di poliziotti siete? Giusto. Non ho diritto a essere informato. Nucleo investigativo speciale. È più tranquillo ora? Voglio parlare col mio avvocato. Dottor Ferri. Vede, noi non seguiamo le normali procedure. Capisce cosa intendo? A che vi serve quella? Si può sapere che volete da me? Informazioni e collaborazione. Ma almeno ditemi di che cosa sono accusato! Ferri, basta con la commedia. Sappiamo dei suoi rapporti con Sveva Kassler e sappiamo anche del traffico di rifiuti tossici che state mettendo in piedi. E non so nulla. La faccia finita. A noi i pesci piccoli non interessano. Vogliamo chi sta dietro a tutto questo. E lei sa di chi parlo. Lei si sbaglia. Yuri Kobayashi. Si trova in una brutta situazione, non le pare? Abbiamo molte prove contro di lei. Ed anche i suoi amici. Dovrebbero essere abbastanza arrabbiati per come si sta comportando, sbaglio. Che informazioni vi servono? Ci aiuta ad incastrare Kobayashi. E noi vedremo di tirarla fuori da questo guaio. Ma guarda qua, guarda qua. Ma lo scemo sono io, capito? C'era una macchia di pomodoro sul tavolo, io ci vado ad appoggiare la giacca su. Dai qua, ci devi mettere subito un po' di burotalco. Ma che dici, si recupera? Certo, pure tu vai a appoggiare la giacca sul tavolo. Ma tua madre, figlia mia, è buona e cara, però lascia tutto in giro, tutto sporco. Dove è andata? Non lo so, sarà uscita, boh. Io pensavo che potevamo cenare tutti quanti insieme. Magari un'altra volta, Ma che c'è, un po' di tensione in famiglia? Avete litigato? Ma no, solite incomprensioni, niente di che. Vabbè, ma quella fra madre e figlia sono cose normali, non te la prendere. Eh già, ma lo sai che è proprio bella questa giacca? Bella. Hai capito che tu in mano c'hai una reliquia proprio da sfoggiare solo nelle grandi occasioni? Perché? Ce n'è una in vista? L'hai vista? Cioè, no, ce l'ho in tasca. Io te lo dico, però mi raccomando, acqua in bocca, Elena, ho deciso di invitare Ornella domani sera a vedere Madame Butterfly diretto da Daniel Lorien. Non so se mi spiego, vedete? Wow, allora, un seratone mondano, eh? È mondano, però un po' caruccio. Elena, ma tu hai capito quanto ho pagato? No. Un palco di quarta fila, dico quarta fila. 160 euro. Salute! Vabbè, ma poi io e Ornella non ci ritagliavamo uno spazietto per noi, sai da quanto tempo? Ma che dici, non era il caso? Hai fatto benissimo. Ornella è una donna in gamba e secondo me te la devi tenere stretta. E infatti, brava, questi biglietti qua sono proprio biglietti adesivi. Come li vede, quella rimane attaccata tutta la vita. Ma sai che figurone che farete tutti eleganti? Se risolviamo la giacca qua, allora. Sparita! Ma sei veramente una amata, una regina. Conosciamo lo spacciatore, Tino Zapatti. Zapatti? Il nipote di Ponte. Ah, no. Perfetto. Come sta? Ancora non sappiamo, tanto sarà in servizio, questo è sicuro. Senza radio e tubotto antiproiettile. Nessuna copertura? Nessuna. Ha violato la politica del dipartimento. Che c'è? Cerchi di lavoro pure tu? Incontrandoci... Volevo vedere un po', non ti preoccupare, è successo niente. Il nipote del capo della famiglia Zapatti è morto. Oh, ragazzi, ma stasera vogliamo far morire così? Vi fa di fare qualcosa? Oui. Che c'è? Vogliamo fare qualcosa tutti insieme, ci organizziamo stasera. Tipo cosa? Tipo, che ne so, una partita a Monopoli, un 3-7. Ui, il gioco della bottiglia, vi piace? Sì, a nascondino. Allora scendiamoci, andiamo un po' a Piazza Bellini, Borgo Marina, parliamo un po', andiamo. Tu vuoi uscire? Io no, io sto benissimo qua.
Vabbè, va. Intanto ho capito come finisce sta cosa. Vai. Vabbè, quasi quasi vado di là e comincio a fare qualche telefonata. A quest'ora? Vabbè, provo sui cellulari. Non ho capito, Assunto non ci stai, mi sento proprio solo, solo e voi niente, questa è l'amicizia, non mi state vicino. Senti un po', ti do un consiglio. Allora, visto che devi fare la cucina, perché non cominci con i piatti, così ti distrai un po'? Franco, io ti ringrazio, Fabio, perché mi hai ricordato una cosa così eccitante, sei proprio un amico. Ma scusa, Guido, scusa, ma i turni perché li abbiamo fatti, secondo te? Ma mica ho detto che non li voglio lavare, allora. Piatti. Però facciamo prima qualcosa, vi prego, sto male. Non lo so, una partita a poker veloce. Dai, prendo le fish, così cominciamo subito, dai. Dai, Franco, allora, vieni acca, Franco. Piccioncini, a voi non va di giocare, vero? Lo sapete che poi si rischia di fare tardi. Ma dai, ma che ci costa? È solo una partita, Guido ci tiene tanto. Dai. No, 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 d'accordo, d'accordo, siamo d'accordo così, ci sentiamo dopo. Ma figurati, ciao. Allora, ci vogliamo salutare bene o no? Amore, no, hai ragione, ciao. Chi era al telefono? Era Fabrizio. Gli ho preso un appuntamento per domani dal professor Gasparotti. Chi è sto Gasparotti? Uno che conosci bene? Bravo, sì? Eh beh, abbiamo studiato insieme. Lui è tornato da poco dagli Stati Uniti, adesso lavora a Pisa, appunto in un centro specializzato per sclerosi multipla. Ah, ebbene, perfetto, è la cosa che serve a Fabrizio. Con questa visita si cercherà... Beh, di vedere a che stadio è la malattia. Secondo te può migliorare sto fatto della mano che trema, capisci? Oh, si cercherà di tenere sotto controllo i sintomi, evitare che peggiorino, di modo che possa avere una qualità di vita accettabile. E così pure tu starai più tranquilla. Di questo possiamo parlarne domani. Ma intanto lui ci chiamerà subito dopo la visita, no? Ah, Dio, non... è vero, non te l'ho detto, senti, siccome... Ecco, Fabrizio... Sicuramente avrà bisogno di un sostegno. Allora io ho pensato di accompagnarlo a Pisa. A te non dispiace, vero? No. Io non dirò una parola fin quando non avrò visto il mio avvocato. Allora forse non hai capito niente. Pretendo che i miei diritti siano rispettati. E se ne dicessi che ce ne infischiamo dei suoi diritti? Ma perché insiste con questo atteggiamento? Peggiora solo la sua posizione. Ci lasci arrivare a Kobayashi e noi vedremo di tirarla fuori. Le garantiamo protezione e immunità. Gliel'ho detto. Io questa persona non la conosco. D'accordo. Evidentemente ne ha bisogno di riflettere con calma. E qui avrà tutto il tempo per farlo. La saluto, dottor Ferri. Giochiamo i tuoi turni di pulizia nel bagno, che dici? Ok, ci sto.
pannella, ma non ti preoccupare, dammi qua, eh. Si risolve in qualche modo, prima di tutto ci vado anche da solo e poi l'altro biglietto magari me lo vendo, non ti preoccupare. Non mi dispiace, io lo so quanto ci tenevi. Vabbè, è chiaro che ci tenevo ad andarci con te, però hai preso un impegno, appunto. Ma perché non me l'hai detto prima, dico io? Ma perché tu me l'hai detto prima di questo viaggio? Io ho deciso adesso. E anche io ho deciso adesso di prendere i biglietti, volevo farti una sorpresa. Scusa, ma poi che parliamo a fare? Tu ci saresti andata comunque a Pisa, no? Pure se ti avvertivo, no? Sì, sì, forse sì. Ci sono pur sempre delle priorità, no? Appunto, basta, non ne parliamo più. Senti, Ornella, io capisco benissimo la situazione di Fabrizio, capisco che tu sia coinvolta. Però credo che ci sia un limite a tutto, eh? Io sto facendo quello che mi sembra più giusto, sia come amica che come medico. E infatti, basta, chiudiamo l'argomento, è meglio. Eh no, adesso non lo chiudiamo qui l'argomento. No, io devo capire che cos'è davvero che non ti va. Raffaele? Ornella, oggi è Pisa, domani è un'altra cosa. Ti rendi conto che il tempo per noi si sta restringendo sempre di più? E l'abbiamo risolto subito, no? Parti anche tu con noi e vieni a Pisa. Mamma mia, com'era buono quel sushi. Hai visto poi il cuoco come tagliava veloce il pesce? Ma sicuro che sei stata bene o lo dici solamente perché hai insistito io per il giapponese? Non sono stata bene, sono stata benissimo. E poi avevamo bisogno di stare un po' noi due da soli. Beh, è un periodo un po' movimentato. Movimentato? Di grandi cambiamenti, direi. Alessandro Palladini di nuovo a capo delle imprese. Dai, non fare quella faccia. Era un'ingiustizia incredibile che fosse Ferri a capo. Lo dici? Ti sei solamente ripreso quello che ti aspettava. Sì, ma non mi è piaciuto il modo in cui ci sono arrivato. Non riesco a mandarlo giù. Michele ha ragione. No. Senti, allora cambiamo argomento. Pensiamo un po' a tutte le cose belle che ci aspettano. Tipo? Forse non te lo ricordi, ma fra 3 settimane noi sì, due... Sì, lo so, ci sposiamo, lo so. Non lo dici così? E come te lo devo dire? Dai, scema, stavo scherzando, vieni qua. Giocato pure il turno di pulizia in bagno. Sì, te lo giuro. Però per favore non farmi parlare, che ho un mal di testa e mi prendo dei colpettini qua. Vabbè, evidentemente John avrà massacrato Guido. No, credimi, non è andata così. E com'è andata? No. Chi ha vinto? Di chi è questo? Scusa, è mio. Figurati. Mannaggia a me chi me l'ha fatto fare il giocare a carte. Ma scusa, John, ma tu non eri l'asso del poker? Vabbè, Franco, però io di assi ce ne avevo 4. Sai come ci dovevi stare? Poker servito, le carte una dietro l'altra. Guarda, una cosa incredibile, ha voluto pure rilanciare le... Scusa, sai, ma mi era entrato un colore. Gio, scusa, ma con cos'altro vi siete giocati, quindi? Perché mi vuoi fare del male, Franco? Ti prego. Non è niente, dovrà pulire il bagno al posto mio per 2 mesi, ma 2 mesi volano. Vabbè, evidentemente hai sottovalutato il tuo avversario, Gio. Non il mio avversario, ma la sua fortuna... Vabbè, sfacciata! Vado al bar, vado a fare una bella colazione, poi passa a salutare Assunta e Vittorio. Senti, Gio, ti volevo dire una cosa, per piacere, quando hai finito quei bagni, passa un po' nella stanza, cioè ci danno un'occhiata, ci va a posto. Certo. Ci passo pure la cera, ci passo. Ma che maniere! Vabbè, vado, ciao. Ciao Guido. Come andiamo, Ferri? La notte le ha portato consiglio? Toglietemi queste manette. Faccia il bravo, su. Bastardi. Mi avete lasciato qui tutta la notte. Senza mangiare, senza bere. Allora, l'ha capito che le conviene collaborare? Io non ho niente da dire. No, fermo. È l'unica lingua che conosci. Adesso basta. Vai fuori. Ok, divertiti tu. Complimenti. Vi dividete i ruoli. Se ho capito bene, quello cattivo è lui. Pensavate di impressionarmi, ma vi sbagliate. Mi duole dirglielo, dottor Ferri. Ma non è lui quello cattivo. Vi conosco i tipi come lei. Pensate sempre di farla franca, perché avete il potere, i soldi. Ma per sua sfortuna ha incontrato me. Ed io per farla parlare conosco metodi molto convincenti. Metodi che non lasciano il segno. Tieni,
Chi? Vabbè, questo permesso si può avere sì o no? Raffaele, ti vorrei accontentare. Ecco, ma tu me lo dici all'ultimo momento. Scusa, ma che problema c'è? Guarda che il fatto sarebbe un giorno, massimo due, queste. Ma tu lo sai che sui permessi ci sono delle regole da rispettare. Ecco. Poi noi siamo, come dire, anche parenti. Ecco, la situazione è delicata, c'è conflitto di interesse. È possibile o non è possibile? Qualche piccolo strappo si potrebbe fare. Oh. Ecco. Vediamo, vediamo. Io, per esempio, ho la macchina qua fuori. Se ci vogliamo dare una pulitina, che è un sacco di tempo che non la pulisco. No, guarda, non è il momento, non è il momento di scherzare. Su, io devo accompagnare Ornella e Fabrizio a Pisa per una visita medica. Non ti metti a scherzare. Ah. Vabbè, scusa, però me lo potevi dire anche subito, no? La cosa è seria, allora, che c'è bisogno di chiedere il permesso? Prendi e vai. Non posso stare qui, in doppia fila, non vedi, mi intralcio il traffico. So, solo mi si è bloccata la macchina. Comunque sono un collega, se vuole le faccio vedere il tesserino. Lasci stare, non ce n'è bisogno. Però risolva in fretta il problema. Non me ne vado. Vai, ce la fai? Vai! Cioè, ma mo che ti ho visto che ho risolto? Vai. Sì? Franco, sono Guido. Dimmi. Senti, ho un problema alla macchina, volevo sapere se potevi... No, mannaggia, mi dispiace, guarda, ma stamattina proprio non so chi dare testa. Facciamo così, dai, chiamami tra un'oretta, su, eh? Ma cioè, tra un'oretta, come faccio? Pronto? Gio. Oh. Senti, sono Guido. Si è bloccata la macchina. Allora? Volevo chiederti se potevi passare a dare un'occhiata. Così tu chiedi un favore a me? Ah, Gio, ti prego, è un'emergenza. Io capisco, ma sai, devo ancora finire il bagno e poi c'è da sistemare la tua stanza. Ma non ti preoccupare, la mia stanza non fa niente. Guido, sono molto impegnata, lo sai. Gio. Oh. Senti, se ci mettessimo d'accordo. Te lo chiedo per piacere. Tu non puoi immaginare che cosa significava chiedere una giornata di permesso a Ferri. Ma che dica una giornata? Un'ora, un calvario. Vabbè, tu dici che invece con Alessandro Palladini sarà meglio. Certo che sarà meglio, anzi, con a capo Alessandro il piacere di lavorare sarà unico. A che punto siamo? Ornella. Mi sono pronta, allora? Ecco, Ornella, io veramente non posso. Sì. Come no? No, guarda che se è per conto mio... No, sì, ho capito perfettamente il problema del condominio. Sì, solo mi ero dimenticato che viene il tecnico a vedere la caldaia e devo essere qui. Sì, è vero, l'unico che ne capisce qualcosa è Raffaele. Per forza deve stare qua. Allora proprio non vieni? No. Va bene, allora salgo un secondo in casa, prendo le chiavi e la borsa e poi ci vediamo in cortile, almeno ci salutiamo. E come no, vengo in cortile, sì. Ma si può sapere che cosa t'ha preso? M'ha preso, Renà, stavo per fare una cosa inutile, ho capito questo. E perché inutile? Ma che vado a fare qui? Vado a fare il controllore a Pisa. Che significa il controllore? Ornella, te l'ha chiesto lei, no? Sì, ma che significa? Sai, comunque questa situazione comunque sia, non può continuare così. Non ho capito, Ornella è un medico, è logico che si interessi della salute di Fabrizio. Per favore, una cosa è dare una mano a Fabrizio, un'altra cosa è stare di appresso con una croce rossina. Certo, è vero, e voi avete la vostra vita. E infatti Fabrizio lo aveva capito e aveva deciso di partire da solo. E allora? Non... E allora, no, allora Ornella, l'unica che non ha capito il problema è Ornella, capito? E io voglio capire perché, cioè perché? L'avvicendamento ai vertici delle imprese Palladini gioverà a tutte le aziende del gruppo, compresa la neonata casa discografica Starbucks. Niente male come risultato, no? Filippo, ma si può sapere che è stamattina? Non mi ascolti nemmeno. Niente, scusami. È per Roberto, vero? Senti, è normale che lui voglia riconoscimento di paternità. E io gliel'ho concesso solo perché credo che sia la cosa migliore per il bambino.
Ma questo non significa che le cose tra me e lui sono cambiate. Non è per questo, Leonora. Sì, stavo pensando a lui, ma per tutti altri motivi. E cioè? Ieri ha voluto vedermi. E ti giuro che non è mai stato così strano. Mi ha fatto un sacco di domande su di me, sull'università. A me sembra normale, sei suo figlio. Ma lui non mi ha mai parlato in quel modo e con quel tono. Pensi che a un certo punto mi ha anche chiesto di occuparmi di te e del bambino. Di me? Sembrava che mi stesse salutando per l'ultima volta. Capisci quello che voglio dire? Ho paura che sia in pericolo. Certo, l'avevamo capito che era in difficoltà. Però non credevo fino a questo punto. Qualsiasi cosa sia, io ho paura per lui. Solo un attimo, che ancora non ho finito di là. Vabbè, poi quando hai finito passa dalla mia cama, gli dai una spazzatina come sai fare tu. Ah, Guido, poi potresti fare anche la nostra, per favore. Beh, ragazzi, però ma non ne approfittate perché non ci sta assunto, non è giusto. Guido, aspetta un attimo, va. Senti, noi avremmo pensato di organizzare qualcosa da fare insieme stasera, se ti va, che dici? Certo che mi va. Magari una bella rivincita a poche, che dici? Però stavolta mi conviene di non vincere, a quanto pare. Stai tranquillo che saprò come accontentarti, caro. Allora cosa hai deciso? Ci vai lo stesso a San Carlo? Non lo so, poi vediamo, però fate presto, se no fate tardi. Fabrizio, mi raccomando, appena arrivi a Pisa, salutami la torre che è personcina gentile. Lei fa l'inchino a tutti, capite? Non credo che avremo il tempo di fare un giro, sai? Ma perché no, scusa? Se si risolve tutto in fretta. Vediamo, eh. Uè, tranquillo che andrà tutto bene, eh. Vabbè, ciao. Ornella, vedi come te lo dico? Guida piano, non mi fa stare agitato, per favore, capito? Ma se lo sai che sono una guidatrice provetta. Sì, appunto, ma c'è la nebbia. Devi andare tranquilla, tranquilla, appena arrivi mi chiami. Non ti preoccupare, Raffaele, anzi ho anche intenzione di tornare in serata, anche se tardi. Vabbè, non sarà troppo per Fabrizio, no? Ma no, no, che ce la fa? No, ce la faccio. Vabbè, allora stai tranquillo, ok? Sì, ciao. Ciao! Ciao! Allora, come si sente? Le offro un'ultima possibilità. Lei parli ed io le risparmio un secondo round. In fondo non è male la proposta. La sua vita, Kobayashi, sa lei scegliere. Le ripeto che non ho nulla da dire su questa persona. Non la conosco. Come vuole. Lei è un uomo morto. Per l'ultima volta parla, sì o no?